L'isola dei famosi, la macchina della verità sullo scandalo droga ad Ala d'Urso. Colpo di scena all'isola dei famosi, macchina della verità in diretta a Domenica Live. Lo scandalo droga all'isola dei famosi continua ad essere uno dei temi più discussi nelle trasmissioni di Barbara D'Urso, la quale anche oggi pomeriggio a Domenica Live ha dedicato un'ampia pagina alle ultime novità di queste settimane e a quanto sta succedendo in queste ore fuori dalla spiaggia dove si sta svolgendo il reality show. Questa volta, però, Barbara D'Urso si è spinta decisamente oltre e per fare chiarezza una volta per tutte su quello che sarebbe successo in Honduras, ha scelto di far arrivare in studio la macchina della verità. La macchina della verità sullo scandalo droga all'isola dei famosi. Nel corso della diretta di Domenica Live di oggi, Eva Enger ha accettato di sottoporsi in diretta alle domande della D'Urso alla macchina della verità, ma non è stata la sola. Successivamente, infatti, anche Craig Warwick ha scelto di sottoporsi alle domande della macchina della verità. Un grande colpaccio per la trasmissione della domenica pomeriggio di Canale 5, visto che Craig in queste ore ha smentito le affermazioni della Enger e sostiene di non aver visto Francesco Monte fumare droga, così come sostiene l'ex attrice di film per adulti. Cosa è emerso dalla macchina della verità di oggi in diretta dalla D'Urso? Ecco il responso finale. Eva Enger ha detto la verità sull'isola dei famosi. Tante le domande, che sono state fatte da Barbara D'Urso ad Eva Enger nel corso della diretta di Domenica Live. Per esempio, Barbara D'Urso ha chiesto alla Enger se avesse informato la redazione dell'isola prima della diretta di lunedì, lei ha risposto di averli informati prima e la macchina ha appurato che fosse vero. Così come la macchina ha dichiarato che fosse vero il fatto che ci fossero stati altri concorrenti che hanno visto cosa sarebbe successo in Honduras riguardo Francesco Monte. La macchina della verità di Domenica Live, quindi, ha dato pienamente ragione ad Eva Enger ed ha appurato che la concorrente dell'Isola dei Famosi ha detto la verità su quanto ha raccontato in questi giorni nel corso delle varie trasmissioni televisive. La prossima settimana, invece, si sottoporranno alla macchina della verità in diretta TV anche gli altri concorrenti dell'isola che sono stati eliminati nel corso di queste settimane. Sia Cecilia Capriotti, Nadia Rinaldi, Craig Warwick hanno ammesso di volersi sottoporre alla temuta macchina e domenica prossima vedremo chi ha ragione e chi no.